Allora, beh, io ricordo che questa è la 15ª edizione del torneo Un Canestro per Iqbal, trofeo Sagem. E come ricordiamo ogni anno il torneo ha una duplice valenza, sia tecnica, perché si misurano alcuni dei migliori settori giovanili dell'Europa dell'Est, e sociale, perché si vuole ricordare la figura di Iqbal e quindi sensibilizzare le persone su un tema delicato qual è lo sfruttamento del lavoro minorile. E per noi del Humana Rayer quest'anno in particolare assume una valenza speciale l'organizzazione di questo torneo, se pensiamo al recente trionfo in Adriatic League con la prima squadra femminile, manifestazione alla quale hanno partecipato anche alcuni dei club che poi a livello giovanile saranno qui per il torneo Iqbal. E si pensi soprattutto a Celi e Zagabria, che sono, diciamo, ospiti fissi di questa manifestazione. Questo per sottolineare anche una volta che nel processo di crescita delle giovani ragazze che fanno parte del nostro settore giovanile, diciamo che il percorso è coerente dal settore giovanile alla prima squadra e soprattutto le porta ad avere una maturazione progressiva, facendo esperienza sia in ambito nazionale che internazionale. Aggiungiamo poi che sempre in ambito femminile l'abituale partecipazione dell'Humana Rayer al torneo di Sopron, diciamo che è l'anello di congiunzione appunto tra il torneo Iqbal e quello che ha fatto quest'anno la prima squadra con la partecipazione all'Adriatic League, tanto più che l'ultima edizione del torneo di Sopron è stata vinta dalla nostra squadra Under 16. Come vedrete, quindi si tratta di un percorso progressivo di crescita che ha una sua assoluta coerenza. E dal punto di vista organizzativo, come può testimoniare Paolo De Zotti, sono pochi in Europa a cimentarsi con l'organizzazione di un torneo di questo livello, così importante per il settore giovanile, e di questo ovviamente noi dell'Humana Rayer siamo decisamente orgogliosi. Diciamo quindi che tutto fa parte anche di un processo di internazionalizzazione della nostra società, dove sicuramente la sezione femminile è già più avanti, ma come abbiamo visto quest'anno con la partecipazione della squadra maschile al torneo dell'Eurolega, sta prendendo piede anche in ambito maschile. Quindi, prima di lasciare la parola a Paolo De Zotti, che illustrerà nel dettaglio l'organizzazione del torneo, permettetemi di ringraziare gli sponsor della manifestazione, a cominciare appunto da Sagem, che da 4 anni è main sponsor e dà il nome al trofeo, e azienda che è qui rappresentata da Erika Faresina, alla quale poi daremo anche la parola, che è addetta alla comunicazione e marketing con responsabilità per i progetti sociali, ecco che torna a quello che dicevo prima, la valenza sociale di questo torneo. Poi ricordiamo anche gli sponsor Galvanomec e Becco, il fornitore ufficiale Dolcerie Veneziane, i partner Sogedin Hotel, Camping Village Bahia Holiday, Antolini Commerciale, RM Ponte Rosso, Farmacia La Madonna, Cucina Nostrana, IOF Busolin, Nave De Vero, Agenzia Viaggi Lime Tour e FL Pavimenti Autore. Li trovate tutti comunque citati nella brochure che vi ho consegnato. Quindi passo la parola a Paolo De Zotti per illustrare l'organizzazione del torneo. Allora, sì, prima volevo fare una premessa. Quest'anno il torneo cade in un periodo caldo, però la 15ª edizione non poteva non essere organizzata. Quindi abbiamo stretto le maglie, perché purtroppo o per fortuna siamo impegnati in contemporanea in quattro campi, fra cui, diciamo, sta giocando la 3 la squadra nostra che gioca con Pordenone in Coppa Italia, avremo il playoff della nostra squadra, abbiamo Iqbal e abbiamo anche la preparazione dell'Under 19 che partirà a breve. E comunque abbiamo la soddisfazione di organizzare anche il torneo di Iqbal, sempre con la stessa impegno e capacità delle passate edizioni. Come ha detto Federico, questo è un torneo che alla fine riscopre un po' tutta quella che è la nostra progettualità, ripercorre le tappe, e in particolare io aggiungerei i tornei, ce ne sono molti in Italia,
organizzati come si faceva una volta ad invito e soprattutto ospitando le squadre, non solo ce ne sono pochi, direi che forse nel campo femminile siamo gli unici. Questo è un torneo fatto per confrontarsi, per migliorare le giocatrici, non per fare turismo. Abbiamo intitolato, come sapete, a Iqbal, con un'azione di sociale per far manifestare contro lo sfruttamento della lotta minorile. Il torneo è organizzato come gli altri anni, si svolge con i classici due gironi da quattro squadre. Ricordiamo che anche quest'anno sono presenti cinque squadre straniere, il nucleo forte dell'Ungheria con Sopron e Vasas, la Celje che sta facendo un buon lavoro di reclutamento giovanile, e Celje che conosciamo anche per, oltre per aver giocato in Adriatic League, ma anche per la sede, la di provenienza di giocatrici come Jokic, che era qui da noi, e altre dell'entourage che abbiamo potuto apprezzare, come Maya Erkic, che era qui in Schio, e poi il nucleo Zagabria, che è nucleo Zagabria in quanto Zagabria è una di solito è una cooperativa, raccoglie il miglior giovanile della città, croata, della capitale. Questa è un po' la sua. Accanto a queste ricorre sempre la selezione Veneto, che ci porta le migliori 2002 di tutto il Veneto, e poi abbiamo incluso la società del nostro progetto, che è Sistema Rosa Pordenone, per concludere un po' la situazione. Sì, i due gironi si svolgeranno nella giornata di giovedì pomeriggio, venerdì mattina e giovedì pomeriggio, e sabato cominceranno le finali. Il tutto è condensato per non far perdere scuola alle ragazze, perché questo è il periodo di vacanze pasquali, quindi è fatto tutto a regola d'arte. Tutte le squadre avranno un certo numero di partite disputate qui in confronto in Venezia. Ovviamente nell'opuscolo che abbiamo c'è descritto sia il calendario che tutte le squadre, e si possono ricavare tutte le informazioni anche nel nostro sito. Ecco, perché un torneo del genere sia possibile, ovviamente è indispensabile l'aiuto degli sponsor. Abbiamo detto prima, Sagem da 4 anni è il main sponsor della manifestazione. Quindi lascio a Erika Faresin spiegare perché la vostra azienda ha scelto di sostenere questa iniziativa. Certo, allora Sagem è la società adriatica di gestione marittime. Per cui il nostro core business sono le spedizioni, sono le certificazioni, sono i campionamenti. Facciamo parte di un gruppo un po' più ampio, che è il gruppo Mirko Santi, che si occupa della gestione del traffico merci e passeggeri to cure per quanto riguarda l'attività marittima. E quindi uno si potrebbe anche chiedere, quindi, perché c'è questa attenzione, perché c'è questo interesse? Non è il nostro business e non sono gli affari nostri, però è pur vero che l'educazione delle future generazioni è comunque un affar nostro, ma è un affar nostro nel senso civile del termine. Per cui il nostro gruppo si pone anche l'attenzione di come poter dare un'opportunità anche alle giovani generazioni. E quindi sposiamo appieno quella che è la carta dei valori del gruppo Raier, per cui l'attenzione a un progetto sportivo e sociale innanzitutto, che vada a diffondere e a condividere anche i concetti di lavoro di squadra, di tolleranza, valorizzando quella che è la persona. Per cui noi sposiamo appieno questo principio, ed è per questo che una società come la nostra, convocata, la vostra carta di valori chiama tutto quello che è il tessuto sociale del territorio a supportare queste iniziative, perché lo riteniamo fondamentale per la costruzione di una sana
in tutti i sensi, dal punto di vista fisico, ma anche proprio di approccio con la diversità, con culture diverse, di quelle che sono le future generazioni, partendo appunto dai ragazzi più giovani. Bene, oltretutto il vostro core business comunque opera in ambito internazionale, per cui anche questo è una cosa che si lega sicuramente con il progetto. E per quanto riguarda invece la partita di campionato, che, o meglio di playoff, che si disputerà, dobbiamo dire qualcosa in merito alla partecipazione delle ragazze? Sì, venerdì tra l'altro si accavalla la prima gara di playoff dell'Omana Rail contro Umbertide. Si accavalla nel senso non come orario ma come impegno, però possiamo dare la possibilità a tutte le atlete, compatibilmente con gli orari di pranzo eccetera, di partecipare alla prima gara di playoff della nostra squadra, che appunto vi ricordo è venerdì alle 20:30 al Pallasport Tagliercio, e di conseguenza è una, anche questo approfittiamo per far assistere tutte quelle che avranno disponibilità. Poi dopo ecco, ho la fortuna di avere qui presente anche Federico Corice, che è il responsabile organizzativo di tutta la manifestazione, perché ripeto, abbiamo dovuto suddividerci in 4-5 per i vari impegni che abbiamo, e tutto quello che sarà possibile, tutto quello che riusciremo a fare è quello anche per dare mostrare a queste ragazze, diciamo, quello che può essere il loro futuro, il assistere a una partita importante di playoff. Bene. L'anno scorso Zagabria. Zagabria, sì, c'è tutto l'albo d'oro qua. Solo quante ragazze sono? Sono 8 squadre da 12, da roster da 12. Staff compresi, siamo quindi oltre le 150 persone. Sì, poi a secondo delle varie società c'è chi lascia a casa, chi non lascia a casa qualcuno. A Venezia magari portano qualcuno in più. Tutto bene, vengono. Dove sono 1, 2, 3 palazzetti, giusto? Sì. Per la Sport Tagliercio, e gran finale al Tagliercio. La finale al Tagliercio, e come da tradizione poi c'era il maxi uovo che avete visto esposto domenica, la partita a 30 kg offerta da Dolcerie Veneziane, che verrà rotto dalle ragazze. Con la sorpresa. Sì, anche quest'anno il livello tecnico è abbastanza elevato, la categoria è sempre under 14, ogni anno si ritrova, fa piacere per quelli che diciamo guardano il roster, sapere che noi nel 2008 abbiamo premiato Ivana Tivici, che quest'anno ci siamo trovati contro nel Ahmed Cup, e che all'andata ci ha fatto tanto male, nel senso che ci ha segnato un sacco di punti. Al ritorno siamo stati più bravi noi, però fa piacere che avere, mentre nei nostri ranghi, avere premiato nel 2004 Erika Striuli, che comunque gioca in A1, e Sofia Marangoni nel 2009, che è anche altra giocatrice che gioca in A1. E per non ricordare anche, se mi ricordo bene, Bernadette Horvat del 96 di Vasas, che dovrebbe calcare anche lei, perché addirittura dei campionati maggiori, diciamo, ungheresi. E magari mi sono perso qualche altro magari fra poco farà sentire il proprio nome. E questo è un po' anche il sunto della qualità tecnica di quello che si riesce in qualche maniera a portare giù con questo torneo, diciamo, o vedere. Come peraltro
analogo, come ha citato Federico, analogo torneo riferito all'Under 17, che è il torneo di Sopron, che raggruppa anche quello le annate successive.